Per la prima volta in Italia un accordo tra Comune e Regione garantirà la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti di una società partecipata. Si è affermata l'ammissibilità della cassa integrazione in deroga da parte della Gesico, si è sciolto quel nodo che poneva in dubbio se potessero o non potessero i lavoratori della Gesico in quanto azienda partecipata accedere alla cassa integrazione in deroga, se tutti convenuti sul fatto che possono accedere. Per la prima volta nella storia d'Italia un comune, un ente pubblico, si fa carico di contribuire al pagamento delle somme necessarie. Il pagamento sarà quello corrispondente alla retribuzione che verrà corrisposta ai lavoratori, mentre invece sarà carico della cassa integrazione dei fondi ministeriali, tutta la parte contributiva e tutta la parte, diciamo, previdenziale. Sono queste le parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a margine della cerimonia in ricordo delle vittime di mafia svoltesi al Giardino della Memoria di Ciaculli. Nella serata di ieri, infatti, è stato firmato l'accordo sugli ammortizzatori in deroga per i lavoratori della GESIP, a decorrere dal 1 gennaio e fino al giugno 2013. Adesso sarà necessario rendere operativo il piano del comune. I lavoratori, assicurato Orlando, entreranno in servizio a partire dal 2 maggio. C'è un elemento in più. In questa vicenda si inserisce il piano del comune che non vuole che i lavoratori abbiano una cassa integrazione in deroga stando a casa, ma che possono lavorare, far continuare i servizi, continuare l'attività lavorativa o dignità professionale, o anni di sprechi e saccheggi da parte di chi mi ha preceduto, ha il diritto adesso di prendere un cammino di normalità. Allora io mi presento al tavolo da una parte come, tra virgolette, datore di lavoro, dall'altra parte come sindaco della città. Si è convenuto che si debba procedere alla modifica di quell'accordo del 12 febbraio, includendo il lavoratore della GESIP anche tra coloro che sono beneficiari di questo ammortizzatore sociale.